È il 2 ottobre del 2018 e due Boeing 737-800 di Ryanair si trovano in quota di crociera al confine tra gli spazi aerei di Pamplona e Saragozza in Spagna. Le condizioni meteorologiche erano pressoché perfette e per i 344 occupanti tra i due aerei i voli proseguivano in maniera del tutto regolare. Improvvisamente però i controllori del traffico aereo realizzano che i due aerei si trovavano in diretta linea di collisione e forniscono immediatamente ai piloti le opportune indicazioni per aumentare le distanze. Per via di una serie di incredibili circostanze, però, gli ordini dei controllori non hanno fatto altro che peggiorare ulteriormente questa già grave situazione. E adesso il destino dei due Boeing 737 e dei loro passeggeri risiedeva unicamente nelle mani dei loro piloti. Come hanno fatto questi due aerei a trovarsi in questa pericolosissima situazione e soprattutto come prosegue questa storia? Prima di proseguire, come in ogni mio video, ci tengo a precisare di non essere un pilota o un esperto di alcun tipo, ma solo un grande appassionato d'aviazione, desideroso di raccontare queste storie. E senza ulteriori indugi, mettetevi comodi, allacciate le cinture e preparatevi per l'incredibile storia dei voli Ryanair 1192 e Ryanair 55. Come annunciato dall'introduzione, è il 2 ottobre del 2018 e ci troviamo nei cieli del nord-est della Spagna, in un'area compresa tra Saragozza e Pamplona. Sono da poco passate le 3 meno un quarto del pomeriggio e due Boeing 737-800 di Ryanair, operanti i voli 55 e 1192, si trovano a quota di crociera, entrambi a circa un'ora di volo rispetto ai loro aeroporti di partenza. Ciao ragazzi, perdonate l'interruzione, ma ho appena finito di registrare e mi sono accorto di aver commesso un errore. Per tutto il video mi sentirete dire Ryanair 55, anche se mi sono appena accorto che il numero del volo corretto non è 55, ma 724. In pratica, sul report sono riportati gli identificativi di chiamata dei due voli, che erano per l'appunto Ryanair 1192 e 55 Charlie Bravo, che per convenienza ho semplicemente abbreviato in 55. Come spesso accade in Europa, però, l'identificativo radio non corrisponde sempre con il numero del volo e purtroppo, per quanto riguarda il volo 724, me ne sono accorto troppo tardi, quindi perdonatemi. Sono sicuro che Ryanair non necessiti di alcuna introduzione, è semplicemente un vero e proprio colosso del settore low cost in Europa. Detiene il record di passeggeri trasportati annualmente nel vecchio continente e possiede una flotta di ben 563 aerei, considerando anche le suddivisioni Lauda, Buzz, Ryanair UK e Malta Air. Di questi, ben 535, escludendo i 28 Airbus A320 di Lauda, appartengono alla famiglia Boeing 737, suddivisi in 410 737-800 e 125 MAX 8, che Ryanair chiama 8200. Il primo protagonista della vicenda di oggi, il volo Ryanair 55 da Santiago de Compostela a Palma de Mallorca, era operato dal Boeing 737-800 immatricolato come Eco India Foxtrot Romeo Yankee. Costruito e consegnato a Ryanair nel settembre del 2016, aveva alle spalle poco più di 2 anni di attività di volo, un aereo pressoché nuovo di zecca. Il secondo aereo coinvolto, invece, operante il volo Ryanair 1192 da Siviglia a Tolosa, in Francia, era il 737-800 registrato come Eco India Delta Whisky Whisky, costruito e consegnato a Ryanair nel febbraio del 2008, con circa quindi 10 anni di voli alle spalle. Ma adesso è arrivato il momento di conoscere più da vicino gli equipaggi della storia di oggi. Cominciando dal volo 55, il 39enne comandante di nazionalità spagnola aveva alle spalle 10.800 ore di volo totali, di cui 8.500 sui Boeing 737, mentre il 35enne primo ufficiale, anch'esso spagnolo, aveva alle spalle 1.511 ore di volo totali, di cui 1.275 sui 737. Per quanto riguarda invece il volo 1192, il 40enne comandante di nazionalità irlandese aveva alle spalle 8.220 ore di volo totali, di cui 7.950 sui 737, mentre l'altrettanto 40enne primo ufficiale di nazionalità italiana aveva alle spalle 3.600 ore di volo totali, di cui 3.100 sui 737. Sul volo 55 erano presenti
presenti 178 passeggeri ed oltre ai due piloti, 4 assistenti di volo, portando il totale delle persone a bordo a 184. Anche sul volo 1192 erano presenti 6 membri dell'equipaggio, quindi 2 piloti e 4 assistenti di volo, mentre invece i passeggeri erano 156, portando il totale degli occupanti a 160. Presumibilmente poco prima delle 2 del pomeriggio, entrambi gli aerei hanno lasciato i loro rispettivi aeroporti di partenza di Santiago de Compostela e Siviglia. Tra i 15 e i 20 minuti successivi al decollo, entrambi i 737 raggiungono la loro quota di crociera prestabilita, che per entrambi era di 34.000 piedi, ovvero circa 10.300 metri. Passa il tempo e alle 2.45 entrambi gli aerei si trovano all'interno dello stesso settore dell'area di controllo di Madrid, ovvero il settore di Pamplona. Essendo l'area di controllo di Madrid gigantesca e ipercongestionata, essa è suddivisa in diversi settori, ognuno dei quali viene controllato da un controllore del traffico aereo. Il volo Ryanair 55 stava volando in direzione sud-est con prua a 111 gradi verso il punto rotta GPS noto come Mario, mentre il volo 1192 viaggiava in direzione nord-est con prua pari a 38 gradi diretto verso il radiofaro o VOR di Logrono. 9 minuti più tardi, alle 2.54, il volo 1192, non appena sorvolato il radiofaro di Logrono, effettua, come previsto dal piano di volo, una virata di 37 gradi verso est per dirigersi verso il punto rotta GPS Top2. Questa manovra però aveva appena posto il Boeing 737 lungo una rotta che avrebbe intersecato quella del volo 55 presso il punto di navigazione intermedio GPS Gosby. Meno di un minuto più tardi, alle 2.54 e 59 secondi, il volo 1192 viene passato dal controllore del settore di Pamplona a quello dell'adiacente settore di Saragozza. Quindi in questo momento i due aerei si trovavano in rotta di collisione tra loro, ma erano in contatto con controllori di settori differenti e quindi non potevano comunicare tra loro. Poco tempo dopo, circa 40 secondi più tardi, il controllore francese della confinante area di controllo di Bordeaux chiama il controllore di Pamplona per avvisarlo del conflitto tra i due aerei. Il controllore di Pamplona è colto di sorpresa da questo avvertimento, non si era minimamente accorto di nulla, nonostante entrambi gli aerei non fossero di competenza dell'area di Bordeaux ed anzi uno di loro si trovava ancora nel suo settore. Immediatamente contatta il suo collega del settore di Saragozza per coordinare insieme una risposta a questo problema. Vuoi che faccio scendere il mio Ryanair a 33? Giusto per precauzione? Sì, per favore. A questo punto la distanza tra i due aerei era di appena 10 km, che può sembrare molto, ma bisogna sempre tenere a mente che stiamo parlando di oggetti che si muovono a più di 800 km all'ora. Concordate le manovre evasive, quindi alle 2.56 e 16 secondi, il controllore di Pamplona si mette in contatto con il volo Ryanair 55. Saresti così gentile da scendere al livello 330 per un po'? Temo ci sia del traffico al 34. Sulla tua destra. Pressoché allo stesso istante, il controllore di Saragozza, con tono molto diverso, comunica la sua manovra correttiva al volo 1192. Ryanair 1192, scendi immediatamente livello 320. Nonostante il controllore di Pamplona avesse avvertito il corrispettivo di Saragozza che avrebbe fatto scendere il volo 55, quest'ultimo comunica lo stesso ordine al volo 1192. Entrambi gli equipaggi dei due aerei regolano il selettore di altitudine del pannello di controllo del pilota automatico del 737 sulle nuove altitudini comunicate dai controllori. Il volo Ryanair 1192 inizia immediatamente a perdere quota, mentre i piloti del volo 55 esitano a iniziare la loro discesa. Questo poiché guardando il display di navigazione dell'aereo, che mostra le informazioni anche degli altri velivoli presenti nelle vicinanze, si accorgono che il volo 1192 avesse anch'esso iniziato a scendere. Perplessi quindi dall'istruzione del controllore di Pamplona, lo ricontattano per chiedere conferma di questa manovra. Alle 14.55 e 30 secondi avvengono due comunicazioni contemporaneamente. La prima è quanto appena detto, ovvero il volo Ryanair 55 che contatta il controllore di Pamplona per chiedere conferma della discesa. Mentre il secondo dialogo, che i due aerei coinvolti non possono sentire, avviene tra il controllore di Saragozza e quello di Pamplona. Sto facendo scendere il mio, sto facendo scendere il mio. Il mio sta già scendendo.
Ora, ribadisco che contrariamente a quanto detto dal controllore di Pamplona, il volo 55 non aveva iniziato a scendere. Con quest'ultima frase credo intendesse di aver detto all'aereo di iniziare a perdere quota, più che altro doveva essere un avvertimento per il controllore di Saragozza. A questo punto è importante precisare che se non avessero fatto più nulla, gli aerei si sarebbero evitati. I Boeing 737 erano tra loro distanti meno di 8 km, ma il volo 1192 a questo punto si trovava sotto il volo 55 e quindi non ci sarebbe stata alcuna collisione. Tuttavia, alle 2:56 e 41 secondi, la situazione precipita nuovamente. Allarmato da quanto riferito dal collega di Pamplona, il controllore di Saragozza ricontatta il volo 1192. Ryanair 1192, mantieni livello 340 per favore, mantieni 340. E per l'esatto stesso motivo, il controllore di Pamplona comunica nuovamente con il volo 55. Ah, perdonatemi, pare sia l'altro traffico a scendere. Sarebbe un problema per voi mantenere livello 3-4 per un po'? Inavvertitamente, i controllori avevano nuovamente posto i due aerei lungo una rotta di collisione. Ma alle 2:56 minuti e 47 secondi ha inizio l'intervento di un preziosissimo e fondamentale strumento di sicurezza dei due aerei. Entra infatti in funzione il cosiddetto TCAS, acronimo che sta per Traffic Collision and Avoidance System. In italiano è traducibile come sistema di avviso di traffico e prevenzione delle collisioni, e il suo funzionamento è basato su un altro importantissimo apparecchio di cui ciascun aereo è dotato, ovvero il transponder. Il transponder è un dispositivo in grado di trasmettere una serie di dati relativi all'aereo che ne permettono l'identificazione da parte di altri ricevitori. È tramite questo dispositivo, ad esempio, che i controllori del traffico sono in grado di conoscere di un aereo il codice squawk identificativo, la quota alla quale sta volando, prua e velocità che sta mantenendo e una serie di altri dati. Ricollegandoci al TCAS, quindi, solitamente gli aerei sono dotati di una coppia di antenne di questo sistema, una montata sulla parte superiore della fusoliera e l'altra sulla parte inferiore. Queste antenne sono in costante ascolto di segnali transponder provenienti da altri aerei in un raggio di 74 km e per 3.000 metri al di sopra e 3.000 metri al di sotto dell'aereo. In questo modo il sistema TCAS è in grado di comprendere la distanza sia sul piano orizzontale che verticale tra gli aerei, così come la velocità con la quale si stanno avvicinando o allontanando. E ricordate quando prima ho menzionato il display di navigazione in grado di mostrare gli altri velivoli presenti nell'area? È esattamente tramite questo sistema che ciò avviene. E a proposito di questo display, vediamo anche come vengono illustrati gli altri aerei e con quali informazioni. Se un aereo non presenta rischio di collisione, esso viene mostrato come un diamantino dal bordo bianco. Considerando la scala sulla quale è stato impostato il display di navigazione, possiamo quindi comprendere la distanza da questo aereo. Viene anche mostrata la differenza di quota in centinaia di piedi, preceduta da un segno più o meno, dove più significa che l'aereo si trova al di sopra di noi e meno il contrario. Guardando questo esempio, capite che il secondo aereo si trova a 10 miglia nautiche dal nostro e a 2000 piedi al di sopra. Inoltre, se l'altro aereo sta perdendo quota, viene mostrata una freccia che punta verso il basso, mentre la freccia che punta verso l'altro ovviamente indica il contrario. Quando un aereo compare sul display sotto forma di un diamantino bianco pieno, significa che si trova a meno di 6 miglia nautiche dal nostro aereo, ma che comunque non è presente un rischio di collisione. Quando invece compare sotto forma di un cerchio arancione, questo indica un possibile conflitto. All'interno del cockpit di entrambi gli aerei viene riprodotto un allarme acustico noto come Traffic Advisory e il sistema prevede un punto di prossimità massima tra i due velivoli entro i 40 secondi successivi. Nel caso in cui il punto di massima prossimità tra gli aerei viene calcolato entro i 25 secondi successivi, il sistema entra in modalità di prevenzione alla collisione e viene emanato il cosiddetto Resolution Advisory. Innanzitutto, sui reciproci display, gli aerei vengono mostrati come quadratini rossi e simultaneamente nelle cabine di pilotaggio viene riprodotto un avviso acustico che ordina ai piloti di entrambi i velivoli ordini opposti volti a evitare la collisione. Ad esempio, in un aereo verrà riprodotto l'avviso. Descend. Descend. E nell'altro. Fly. Fly.
Una volta fuori pericolo, il sistema torna nello stato regolare e viene riprodotto l'avviso. Clear of conflict. A questo punto possiamo tornare al 2 ottobre 2018, alle 2:56 e 47 secondi, su entrambi i Boeing 737 il TCAS emana un traffic advisory. I piloti del volo Ryanair 1192 però avevano appena eseguito l'ordine del controllore di Saragozza e il Boeing 737 presto inizia a riprendere quota per tornare a 34.000 piedi. Gli aerei tornano in piena rotta di collisione, ma il TCAS dei 737 lo aveva previsto. 13 secondi più tardi, alle 2:57, il TCAS entra in stato di prevenzione e su entrambi gli aerei vengono emanate le rispettive Resolution Advisory. Al volo Ryanair 55 dal TCAS viene riferita l'istruzione di salire, mentre al volo 1192 di perdere quota. Immediatamente entrambi gli equipaggi disattivano pilota automatico e automanetta. I 737 tornano quindi in controllo manuale e vengono eseguite le istruzioni risolutive. È solo a questo punto che il controllore di Saragozza interviene nuovamente per ordinare al volo Ryanair 1192 di scendere a 32.000 piedi. 6 secondi più tardi, alle 2:57.09, i due aerei passano il loro punto di massima prossimità, a una distanza di meno di 4,2 km e circa 100 metri di differenza di quota. Superato il punto critico, il TCAS aveva fatto il suo dovere e presto si disattiva. Fortunatamente, le vite delle 344 persone presenti a bordo dei voli Ryanair 55 e 1192 erano salve e gli aerei proseguono verso le loro destinazioni. Come già detto in numerose altre occasioni su questo canale, nonostante non ci siano state vittime o feriti, era fondamentale aprire un'indagine per capire cosa era andato storto. Il TCAS aveva salvato la situazione. Ma come mai i controllori avevano reagito in quel modo? Innanzitutto, parlando con i controllori coinvolti, gli investigatori della CIAC scoprirono un dettaglio pressoché determinante dell'intera vicenda, ovvero il fatto che all'interno del centro di controllo d'aria di Madrid, da dove stavano operando entrambi i controllori quel giorno, non era mai entrato in funzione il cosiddetto sistema STCA o Short Term Conflict Alert. L'STCA rappresenta essenzialmente l'equivalente del TCAS per i controllori del traffico aereo. Esso però è progettato per entrare in azione con molto più anticipo rispetto al TCAS. È infatti in grado di prevedere con 2 minuti d'anticipo se due aerei dovessero trovarsi su una rotta che li porterebbe a violare le regole di separazione minima, ovvero meno di 5 miglia nautiche di distanza sul piano orizzontale e 1000 piedi di differenza di quota su quello verticale. Quando ciò avviene, il sistema emana un avviso PAC, ovvero Conflict Alert Prediction, mentre in caso di violazione di queste regole di distanziamento, il sistema emana un avviso VAC, ovvero Conflict Alert Violation. Nel caso dei voli Ryanair 55 e 1192 non furono generati né avvisi PAC né tantomeno VAC. Presto però la ENAIRE, ovvero l'ente spagnolo che si occupa dei sistemi di navigazione aerea, si accorge del problema. Nel rapporto tecnico su questo episodio non è spiegato nei dettagli, ma semplicemente la ENAIRE si accorse di un problema software all'interno di questo sistema. A quanto sembra, fino al giorno precedente il sistema aveva funzionato come previsto. Il malfunzionamento aveva riguardato solamente nello specifico il 2 e il 3 ottobre del 2018. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre erano già pronti gli aggiornamenti risolutivi e infatti il sistema STCA è tornato a funzionare regolarmente. Tuttavia, era comunque da approfondire la risposta piuttosto inadeguata dei controllori. Innanzitutto vennero fuori due aspetti che potrebbero sicuramente aver contribuito in qualche modo al comportamento dei controllori. Per il controllore del settore di Pamplona, il 2 ottobre del 2018 era il primo giorno di lavoro dopo essere tornato da un periodo di ferie. Almeno in base a quanto riferito dagli investigatori, questo potrebbe aver indotto un atteggiamento più rilassato, abbastanza evidente soprattutto dalle comunicazioni radio con il volo 55. Mentre, e in maniera molto più significativa, per il controllore di Saragozza fu notato che il suo turno di lavoro ebbe inizio esattamente alle 2:54, che se ricordate è esattamente l'orario in cui il volo Ryanair 1192 fu trasferito dal settore di Pamplona a quello di Saragozza.
Saragozza, al punto tale che il primo contatto radio tra il volo 1192 e il controllore avvenne non appena quest'ultimo prese posto alla postazione. Tuttavia venne anche notato come questo cambio di settore del volo 1192 avvenne effettivamente troppo prematuramente. Quando fu passato a Saragozza, infatti, l'aereo si trovava ancora a circa 40 miglia nautiche dall'effettivo confine tra i due settori. Il controllore di Pamplona aveva appena passato al suo collega un aereo che si trovava in palese conflitto con uno dei suoi, e quando questo aspetto gli venne fatto notare, egli rispose di come fosse convinto al momento del passaggio del fatto che l'aereo, non appena entrato nel settore di Saragozza, avrebbe presto ricevuto l'autorizzazione per la discesa verso l'aeroporto di destinazione. In effetti, al volo 1192 non mancava molto all'inizio della discesa, tuttavia il controllore di Pamplona non aveva fatto praticamente nulla per coordinare al meglio questo passaggio, soprattutto dal fatto che nonostante il controllore di Pamplona avesse esplicitamente avvisato il collega di Saragozza della discesa del volo 55, quest'ultimo procedette comunque col far scendere anche il volo 1192. Confrontato dagli investigatori su questo, il controllore di Saragozza disse di aver fatto scendere il volo 1192 poiché vedeva come il volo 55 ci stesse mettendo troppo tempo per iniziare a scendere. Questa, tuttavia, non rappresenta affatto una buona giustificazione. Il controllore di Saragozza sapeva che al volo 55 era stato detto di scendere. Al contrario dei controllori, invece, gli equipaggi dei voli 55 e 1192 hanno ricevuto diversi elogi dalla commissione d'indagine. In particolar modo i piloti del volo 55, che hanno dimostrato una grande consapevolezza situazionale non iniziando a scendere quando effettivamente hanno notato che anche l'altro aereo stava compiendo la medesima manovra. Ma anche le azioni dell'equipaggio del volo 1192 non sono affatto state sbagliate. Del resto, durante la fase di traffic advisory del TCAS, dove ancora non vengono date le istruzioni per le manovre evasive della Resolution Advisory, gli ordini del controllo del traffico aereo continuano ad avere la priorità. Quando invece si attiva la modalità di prevenzione del TCAS, è di fondamentale importanza per i piloti agire rapidamente ed eseguire proprio le istruzioni fornite dal sistema, anche se in contrasto con quanto riferito dal controllore. Al termine delle indagini, dato che il problema software era stato risolto praticamente istantaneamente, non sono state emanate particolari raccomandazioni di sicurezza. Tuttavia, venne ribadita l'importanza della coordinazione tra i controllori, soprattutto in aree così delicate. Questo è tutto quel che ho da dire sui voli Ryanair 55 e 1192. Esattamente come per il video sul volo Air France 2510, ho deciso di portarvi un altro caso di sistema automatico che entra in gioco per salvare la situazione. TCAS ed STCA sono dei sistemi di fondamentale importanza e nel corso degli anni hanno salvato un numero incalcolabile di persone. Tuttavia, in questo specifico caso trovo ci sia un'importantissima riflessione da fare. Sono sicuro che chi di voi conosce meglio il mondo dell'aviazione per tutto questo video non ha fatto altro che pensare a un particolare avvenimento, ovvero la terribile collisione in volo di Überlingen in Germania avvenuta il 1 luglio del 2002, dove furono coinvolti un Boeing 757 cargo della DHL e un Tupolev Tu-154 e vi persero la vita 71 persone. Nonostante entrambi gli aerei fossero dotati di TCAS, l'incidente avvenne comunque poiché i piloti del Tupolev Tu-154 obbedirono alle istruzioni del controllore di volo piuttosto a quelle del sistema automatico. L'episodio del volo Ryanair 55 e 1192 sarebbe facilmente potuto finire nello stesso modo, le condizioni erano inquietantemente simili. Tuttavia, questo episodio serve come prova fondamentale di quanto le lezioni imparate in seguito al disastro di Überlingen abbiano cambiato l'aviazione. Spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso mettete mi piace, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che pubblico. Noi ci rivediamo al prossimo video.